Uno sbarco di circa 20 persone davanti agli occhi dei passanti è quanto verificato ieri intorno alle 16 a San Pieri, mentre tante persone facevano una normale passeggiata domenicale in famiglia. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi ed avvisare le forze dell'ordine, altri intanto riprendevano tutto con il proprio smartphone, ancora increduli di quanto stesse avvenendo. Tra loro anche qualche residente che non ha fatto mancare una bottiglia d'acqua e qualche coperta in attesa dei soccorsi. Alcuni dei migranti erano infatti infreddoliti perché poco prima di toccare terra si erano gettati in mare per fuggire prima dell'identificazione, un tentativo subito sfumato viste le difficili condizioni meteo-marine. La temperatura proibitiva dell'acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, la protezione civile, necessario anche l'intervento dei sanitari del 118. All'arrivo dei carabinieri, i migranti, in maniera quindi ordinata, hanno abbandonato l'imbarcazione per sedersi in ordine sul piccolo molo della frazione Rivierasca Sciclidana. A San Pieri, quindi, un nuovo caso di sbarco autonomo proprio a pochi passi da dove nel 2013 si consumò una tra le più terrificanti tragedie legate all'immigrazione. In quella circostanza 13 migranti morirono e i loro corpi furono coperti e messi in fila sulla spiaggia. Su un barchino fatiscente, in quella occasione erano stipati circa in 200 e tanti riuscirono in un primo momento a mettersi in fuga, altri invece scelsero di gettarsi in mare trovando la morte. Solamente qualche giorno fa, invece, una bambina di soli 2 anni è morta dopo essere sbarcata a poche miglia da Lampedusa. La piccola, che viaggiava con la madre, era stata intubata direttamente dai medici della Guardia Costiera a bordo della motovedetta ed è morta al poliambulatorio dell'isola. Sempre a Lampedusa, un barcone con a bordo 161 migranti è stato soccorso di notte dalla Guardia Costiera. Il gruppo era composto da uomini originari di Siria, Pakistan, Etiopia, Bangladesh ed Egitto. Tutti sono stati poi condotti nell'hotspot che attualmente ospita 254 persone. Il 26 dicembre è un giorno di festa, ma forse non lo è per tutti. Non lo è infatti per i lavoratori del centro commerciale Le Masserie di Ragusa, che resterà aperto il 26. Una decisione questa che non piace per niente a molti dei lavoratori, che per questo hanno raccolto delle firme in segno di protesta. Durante l'incontro con il direttore del centro, spiega in una nota il segretario generale della Filcams CGL di Ragusa, Antonio Modica, che ha raccolto le firme, che si è occupato della questione. Abbiamo presentato le firme raccolte, ma abbiamo subito capito che la decisione di restare aperti era già stata determinata e quindi non da ritrattare. Visto che ormai i pochi giorni che ci restano all'arrivo di questa data e che poi è da 15 anni che siamo aperti il 26, così ci è stato risposto dal direttore, spiega Modica, dimenticando però che anche l'anno scorso aveva risposto nella stessa maniera. Abbiamo quindi chiesto di anticipare almeno la chiusura di qualche ora. La risposta però della direzione, conclude, è stata quella di programmare comunque l'apertura in seguito all'incontro senza nemmeno ridurre le ore. Siamo convinti, ribadiscono, della nostra richiesta di regolamentare le aperture festive e domenicali, così come siamo convinti che lavoratrici e lavoratori del settore meritino di riposare, ma anche di godere di quei giorni. Siamo convinti infatti che consumare 365 giorni l'anno H24 non serva alla società né tantomeno all'ambiente. Anche per questo, a livello nazionale, è nata una campagna promossa sempre dalla CGL, denominata proprio La festa non si vende, contro le aperture selvagge degli esercizi commerciali e quindi anche della domenica e dei festivi, ma con lo scopo anche di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori, tutte le parti coinvolte, al fine di arrivare ad una regolamentazione da tanto attesa, ma anche di programmazione degli orari commerciali anche a livello territoriale. Si riparte dai territori per ascoltare la base rappresentata dai cittadini, dai simpatizzanti e le loro istanze. È passato infatti anche da Ragusa, sabato pomeriggio, con una partecipatissima riunione all'Hotel Mediterraneo di Via Roma, l'appuntamento che dà il via alla costituzione del gruppo territoriale dell'area Iblea del Movimento 5 Stelle. Alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola e del deputato nazionale Filippo Scerra, a fare gli onori di casa è stata la deputata regionale Stefania Campo. Restart è la parola giusta per definire
finire questo ciclo di incontri che ha visto a Ragusa, una delle tante tappe che si sono svolte in Sicilia, è evidenziato, vogliamo ripartire da una struttura più consolidata e anche regolamentata in maniera chiara e certa in tutta la regione. Restart praticamente è la parola giusta per definire questo ciclo di incontri che ha visto in Ragusa una delle tante tappe che si sono svolte in tutta la Sicilia. Ripartire dai territori, ripartire dai referenti sia provinciali che locali che verranno votati dai singoli gruppi, ripartire da una struttura più consolidata e anche fisica, quindi regolamentata in maniera chiara e certa in tutta la regione siciliana, cosa che fino ad oggi non è stata. Questo permetterà al Movimento 5 Stelle, che è un gruppo politico che chiaramente esiste già da 12 anni, di ripartire da zero, senza riazzerare tutto quello che c'è stato in precedenza, ma comunque ricominciare con lo stesso entusiasmo, con la stessa energia di sempre, dando un valore diverso e sicuramente più forte a quella che è la base. Il Movimento 5 Stelle non si ferma, ma rilancia, dice invece Nuccio Di Paola. Vogliamo realizzare dei gruppi e vogliamo persone che siano riconoscibili e che possono essere riconosciute dai loro territori anche per poi amministrare questi comuni. Il Movimento 5 Stelle non si ferma, anzi rilancia. Stiamo organizzando i nostri territori. Finalmente abbiamo un regolamento per la creazione dei gruppi territoriali. Oggi qui a Ragusa la provinciale, la riunione provinciale è stata molto partecipata, ci sono stati vari interventi, questo perché vogliamo realizzare territorio per territorio dei gruppi, vogliamo realizzare delle persone che siano riconoscibili da parte del Movimento 5 Stelle e che possono essere riconosciute da quei territori in maniera tale da poter poi ambire ad amministrare quei comuni e quindi ampliare ancora di più quella rete che oggi è molto forte qui in Sicilia, ma che vuole diventare ancora più forte, una catena di montaggio tra cittadini e portavoce all'interno delle istituzioni. Ha colpito nel segno la notte bianca, tenutasi sabato sera e portata avanti a Vittoria con il patrocinio del comune, del quadrilatero commerciale cittadino. Moltissime le persone che hanno partecipato e hanno di nuovo consentito di animare il centro storico dopo un lungo periodo di emergenza dovuto al Covid che per certi versi non è ancora concluso. Gente che si è divertita, bambini gioiosi, locali pieni, un clima di Natale illuminato da una notte bianca con una azzeccata scelta di artisti di strada, poi zampognari, giocolieri, l'onore e il rito a Santa Lucia. Fondamentale la collaborazione delle varie associazioni di categoria cittadine, Confcommercio, CNA, Confesercenti. Diciamo che quella della sinergia tra le varie associazioni di categoria con l'amministrazione comunale, afferma il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, è stata una carta vincente. Da soli, è vero, si va veloci, ma soltanto insieme possiamo arrivare lontano nell'interesse di una città che, non dimentichiamolo, è in grado di offrire un'importante proposta commerciale grazie alle numerose attività operative nel quadrilatero in cui si sono svolte le varie manifestazioni. Inoltre la presenza dei pub e dei ristoranti, tutti di assoluta professionalità operativa, ha consentito di prolungare la serata per una città di Vittoria che sempre più deve essere capace di catturare, come ha già fatto anche in passato, i flussi dei consumatori provenienti dalle città limitrofe. L'assessore comunale allo sviluppo economico, Licitra, ha espresso grande entusiasmo per la notevole partecipazione registrata nel contesto della Notte Bianca organizzata dal Comune e dalle associazioni di categoria all'insegna del divertimento e della gioia. E questo, ha detto, il nostro modo di intendere l'economia vittoriese, dinamica e vivace. Animare la via Cavour attraverso eventi di questo genere significa coinvolgere la gente in un clima di socialità e crescita economica e culturale. Riteniamo, conclude Lenzo, che stare tutti assieme, e la Notte Bianca è stata una dimostrazione all'altezza della situazione, a tal proposito ci consentirà di far ritornare a crescere il comparto che nell'ultimo periodo ha subito perdite importanti dovute all'emergenza sanitaria, e allo stesso tempo siamo pronti a lavorare insieme, convinti che città belle e attrattive costituiscano un grande valore economico e sociale per i territori.